Dopo tanto tempo ancora la vicenda di Giulio Regeni non si è chiarita, che cosa porta questo incontro? Porta la volontà da parte di tutti, anche della parte dello Stato italiano, che la verità per Giulio Regeni deve essere perseguita ad ogni costo. Chiediamo una verità che sia sostanziale, che sia forte, che sia definitiva. Oggi non è un giorno della memoria per Giulio Regeni, ma è un giorno della ricerca continua della verità. E questo già l'ho detto in più occasioni, è il mio impegno, insieme a tutte le persone che da molto tempo stanno seguendo questa vicenda, insieme ad Amnesty, insieme ai genitori, alla famiglia, agli avvocati, e dobbiamo andare avanti fino in fondo. Non posso che condividere e apprezzare quello che ha detto il Presidente. Amnesty International porterà avanti la sua battaglia per la verità e la giustizia per Giulio Regeni e chiede alle istituzioni italiane di non fare mai un passo indietro finché quel risultato non sarà raggiunto. Avete in programma, avete lanciato dei segnali nei confronti dell'esecutivo per avere un incontro, un'interlocuzione? Noi abbiamo l'abitudine di incontrare i ministri degli esteri, i ministri dell'interno, i ministri della giustizia nel momento in cui entrano in carica. Chiederemo un incontro a ciascuna di queste figure nei prossimi giorni, con il ministro dell'interno in particolare chiederemo di poter parlare di diritti dei migranti e dei rifugiati. La scelta di rinviare di nuovo l'ambasciatore in Egitto, che fu presa dal governo passato, fu molto contestata. A questo punto, con il cambio di governo, voi rilanciate questa richiesta di far tornare indietro l'ambasciatore, dato che comunque i passi in avanti che erano stati auspicati non ci sono stati, anche le ultime vicende relative ai filmati non hanno portato novità? Sì, posso confermare che la nostra impressione è che le novità non ci siano e che quella mossa, quella decisione di metà agosto, che poi è stata attuata in settembre dalle autorità egiziane, è stata vissuta soprattutto nel senso della fine della pressione per ottenere verità e giustizia per Giulio. Al di là delle buone intenzioni delle autorità italiane, a noi è sembrata una mossa intempestiva, una mossa rischiosa, e temo che almeno fino a questo momento gli sviluppi ci abbiano dato ragione da questo punto di vista. Quindi continuiamo ad avere perplessità sulla mossa di rimandare l'ambasciatore. Non so se a questo punto abbia senso chiedere che venga nuovamente ritirato, questa è una valutazione che non abbiamo fatto.